La natura, musa ispiratrice per eccellenza, è stata rappresentata in varie forme in tutte le epoche. I fiori sono alcuni tra i soggetti naturali più rappresentati nelle opere d'arte. Vogliono cogliere talvolta la delicatezza della natura e a volte la loro essenza carnefice. Ogni forma e colore rappresenta un'emozione, un'idea e messaggi specifici, così come avviene quando si vuole regalare un fiore. Per esempio, il biancospino è associato alle fiabe, ai miti e alle leggende. Si tratta di una pianta bianca e vistosa, con bacche di colore rosso sgargiante. Queste bacche sono connesse al sonno e alla protezione dei sognatori. Il fiore di ciliegio, invece, è fiore della nobiltà e della sacralità. Il girasole, protagonista in uno dei quadri di Van Gogh, porta gioia e allegria. Un altro fiore molto presente è il giglio, che viene spesso associato ad immagini sacre e religiose. I gigli a tre petali, infatti, sono ritenuti il simbolo della Sacra Trinità. I fiori sbocciano tutto l'anno, ma la stagione della fioritura è la primavera, dopo un lungo periodo invernale. Nei tarocchi rappresenta dunque una nuova crescita dopo il ristagno. I fiori ci ricordano la natura ciclica della vita e che l'energia non si spegne mai, ma si rinnova continuamente. I fiori rossi parlano di amore, come le rose che vengono donate agli innamorati. Il rosso è il simbolo della passione e dell'energia. Il rosso corre sulle nostre guance quando sentiamo il calore dei nostri sentimenti e risuona con noi. Il rosso è scintilla che accende le nostre fiamme più ardite del desiderio. I fiori gialli sono invece associati all'oro e vengono considerati simbolo di purezza, chiarezza, verità ed intelletto. Il colore giallo è legato all'intelligenza e alla ragione. I fiori blu simboleggiano la chiarezza che si trova nei nostri sogni, pensieri, immaginazioni. Parla dunque di sognatori. Il blu è anche una perfetta tonalità per aumentare la calma e la tranquillità.